Dunque, vediamo un po'. Benissimo, io vi porto via pochi minuti perché voglio raccontarvi di un nuovo strumento digitale che stiamo sperimentando per la prima volta con Umbria Paesaggio e si tratta di un visualizzatore geografico che racconta a un grande pubblico, quindi non solo gli addetti ai lavori, quello che è il repertorio dei paesaggi di cui i miei colleghi già vi hanno parlato. Diciamo che è un visualizzatore geografico che praticamente intende combinare in modo semplificato mappe interattive, contenuti testuali e immagini fotografiche. Tutto questo per appunto raccontarvi quello che è stato il percorso metodologico che ha portato al repertorio dei paesaggi, che è parte integrante del piano paesaggistico regionale. Vediamo se. Ecco, allora, questo visualizzatore è composto di due parti. Sul lato destro abbiamo sempre attiva una mappa, che in qualche modo racconta e diciamo, aiuta a capire meglio quello che sono i testi descrittivi e le immagini che di volta a volta diciamo, seguiranno. L'introduzione ci consente di capire appunto quello che dicevo prima, il percorso che è stato seguito dal piano paesaggistico per definire i paesaggi regionali, le strutture identitarie e si parlerà anche di risorse. Questi sono praticamente tre livelli informativi che compongono con cui si articola il repertorio dei paesaggi. E quindi l'introduzione già vi fa intendere che esistono 19 paesaggi regionali, sono stati definiti 19 paesaggi regionali. C'è una leggenda che aiuta a capire perché è stato usato un colore diverso per ogni paesaggio. Si parla appunto di dominanti, ma non vi racconto niente io, lo dovete leggere da soli. Ecco, vorrei farvi solo capire che esistono tre famiglie di risorse mappate nel territorio che appunto che sono risorse di tipo fisico-naturalistico, ed ecco il verde, sociale e simbolico, e rappresentato dall'azzurro, e storico-culturale, rappresentato dal rosso-giallo. L'ulteriore diciamo, livello informativo che già qui compare è dato da queste, chiamiamole, macchie chiare. Sono degli ambiti territoriali che diciamo, comprendono le cosiddette strutture identitarie. La mappa può essere aperta, in questo senso si possono consultare le singole strutture identitarie e si potrà andare anche a leggere in dettaglio quello che è la scheda tratta dal repertorio dei paesaggi del piano paesaggistico che descrive appunto i caratteri paesaggistici di questi ambiti territoriali, caratteri paesaggistici articolati secondo le tre famiglie di risorse. Entriamo dunque nella barra centrale, abbiamo l'elenco di tutti i 19 paesaggi regionali. Vedete, ogni paesaggio ha un colore diverso, dato appunto dalla sua dominante. Passiamo quindi a leggere quelli che sono i singoli paesaggi. Se io appunto sperando che il sistema. Ecco, entro all'interno di un singolo paesaggio, come vedete la mappa è entrata più in dettaglio, c'è uno zoom e il paesaggio che stiamo andando ad analizzare è identificato dal suo perimetro colorato e abbiamo attivo il terzo livello informativo di questo visualizzatore, dato da, come dicevo prima, risorse. Qui vengono riportate alcune, non tutte ovviamente, delle risorse estratte dal repertorio delle risorse del piano paesaggistico. Come vedete hanno dei segnaposti di colore diverso perché al solito vanno a individuare a quale famiglia queste appartengono. Come hanno detto
detto i miei colleghi precedentemente, il paesaggio è costituito da tantissimi elementi e in particolare i singoli paesaggi regionali rappresentano quindi, sono l'esito di una caratterizzazione paesaggistica, cioè rappresentano un territorio in cui le singole risorse paesaggistiche sono combinate in modo particolare. E appunto questo visualizzatore intende far capire questo concetto di complessità che il paesaggio racchiude. Qui c'è la descrizione del singolo paesaggio, ma andiamo a vedere ancora come si può usare la mappa. Allora, vedete, andiamo a cliccare, dunque possiamo andare a leggere le singole risorse scorrendole una per volta, e quindi la singola risorsa verrà di nuovo descritta un pochino più in dettaglio, e qui compariranno delle foto che la raccontano meglio dal punto di vista appunto fotografico. Ma andiamo anche a vedere se la mappa ci aiuta a capire meglio di cosa stiamo parlando. Allora, la mappa è possibile, appunto è attiva, possiamo zoomare a un livello un pochino più elevato, e vedete, noi in questo momento stiamo leggendo il territorio sia come testo, sia come immagini, ma anche come diciamo informazione geografica. Ecco, questo era un po' il senso di questo visualizzatore: avvicinare un po' tutti a quello che sono le informazioni geografiche e a quello che è la comprensione del paesaggio, che è un qualcosa di abbastanza complesso. Vorrei sottolineare che alcune delle foto utilizzate in questo visualizzatore sono state diciamo estratte dalle foto che sono state selezionate nel concorso fotografico, di cui poi sentiremo la premiazione. E anzi, vorrei ringraziare tutti i ragazzi, perché veramente hanno dato veramente un contributo alla realizzazione di questo visualizzatore. E come dire, vorrei in qualche modo anche ringraziare le mie colleghe Claudia Sguilla, Claudia Massaccesi, Sabrina, Roberta, perché veramente hanno contribuito alla realizzazione di questo che speriamo sia il primo di uno dei strumenti digitali di nuova generazione, le cosiddette story map, che potranno accompagnare la lettura e la diffusione del paesaggio, della conoscenza del paesaggio, anche a un pubblico di non addetti ai lavori. E buona navigazione, potrete avere qualche ulteriore informazione in fondo, fuori della sala c'è una postazione dedicata a questo. Ho finito, arrivederci.